Oh, che li sento, li sento per Barchino. Senti, 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 Spiro. Spiro! Spiro si è impiantato. Spiro si è impiantato. Oh, sì. Qui c'è una carovana di veicoli, da paura. Oh, chi è qui davanti col Bossini? Io chi? Chi è sta voce? Nuovo terzista! Nuovo terzista? Pisano. Chi è qui? Ma che Pisano? Pisano sarà te! Ma Spiro, illustrami. Ah, beh, guarda, ognuno sa dove deve andare e va dove deve andare. Mi hai detto di prendere Breviglieri, chi è che seguo io? Seguo Herman. Devi seguire quello con l'aratro che è già andato. Quello con l'aratro? No, scherzo. E dove andava? È partito. Prima ho avuto di seguire Erma. Adesso Danny Fox è qua che passa. Ah, è il Pisano. No, è il Livornese. Pisano. No, di dov'è quell'uomo lì? Non confondete. Ma Spiro, ma se assumi cani e porci proprio te? In caso di necessità, qua servono altre braccia, bisogna pur signor Spiro, cosa fai? Io sfalcio. Cos'è? Volevo vedere qua. Cos'è che fai? Ancora trifoglio. Non siamo riusciti l'ultima volta a finire tutto e adesso gli diamo un colpo così finiamo tutto. Ah, ma c'è giù una trebbia lì anche. Sì, lì abbiamo il nostro Luca che sta iniziando a trebbiare. Ah, cosa trebbiamo? Trebbiamo colza. C'è tutto colza, c'è il Danny Fox e sono la colza del pecoraio. Ah, sempre per il pecoraio? Sì, portiamo tutto di là. Qua si lavora per il pecoraio. Ma che bella! Wow! Abbiamo perso. No. Ci abbiamo Christian che sta già lavorando. È qua dietro. Stomino col berretto della Kun, chi sarebbe? non è berretto della Kun. Che come no? Dovete berretto della Kun, quello lì, sì. Dovete sempre scambiare le cose. C'è scritto Samen, c'è scritto Kun. No, c'è scritto Kun. Allora me l'hanno venduto sbagliato. Non sono proprio Spiro, dove sei? Spiro! Arrivo. Hopla. Olio cuore. Serve una consulenza. Che berretto ha sto uomo qua? Aspetta. Non mi dia un bacio però, che fa? No. C'è da tre le distanze, no. Ragazzi. Okay, sono cieco. Abbiamo una mascherina. Il berretto della Kun. Me l'hanno venduto per Samia, maledetti. Cos'è? Silver 180. Ma è venuto con questo attrezzo qua? Qui, sì, solamente mezzi serie. Tra l'altro quando è arrivato aveva anche il cofano aperto quando è arrivato per raffreddare. Ma ce la farà a tirarlo da pieno quel rimorchio? Bah. Siete un po' malfidati, vedo qua. No, vabbè, per fortuna che i silos sono lì, guarda, si vedono qua. Quindi fa ben poca strada, per fortuna, perché sennò... Sì, dai, ce la dovrebbe fare. Andate a mandare quei trattori gialli voi. No, vado, al massimo, vado, guarda, mi chiami. Vado a cercare dove è finito Herman, perché adesso l'ho perso, non so più dove devo andare io. No, è il campo qua dietro la casa. Qua dietro la casa. 56. E qui. Oh, qua. Opla. Dove? Qua? Ah, ma ci sono giù ancora balle di paglia qua. Sì. Chi è? Portargliele via. Dopo sì, adesso gliele porto via io, magari prima di iniziare a sfalciare. Ah, ma c'è anche il signor Matteo qua. Oh, buongiorno. Buongiorno signor Matteo. Ah, ancora al lavoro con noi anche oggi? Sì. Ah, ma cos'è? Ripaga le ore, il lavoro che abbiamo fatto su di sfalcio dell'erba per i cavalli lavorando per noi? Sì, sono d'accordo con Spiro. Buono. Mm. Cos'è che fa sto uomo? Cos'è che ti sei perso? In effetti è una persona ambigua. Cos'è che una perso? Lente a contatto. Sì, in mezzo all'erba anche la rivedo. Qui io parto con lo sfalcio perché ma qui c'è Erma anche. Chi è che sta arando lì in fondo? Il Christian. Il Christian.
Ma quindi io devo coltivare qua? Eh sì, direi di sì. Ma devo, aspetta che... devo aspettare che passi Matteo prima, però. Teoria sì. Che Matteo sta aspettando che finisca Herman e Herman sta finendo che sta aspettando che finisca Christian. Ah, quindi posso andare su al bar a bermi il caffè? Sì, secondo me sì. Direi di sì. Se proprio di sì, io intanto inizio a sfalciare, va. Allora vado a trovare Luca io. Vado a vedere se quell'uomo col berretto della Kun ce la fa a tirare per il morchio, se no gli do una mano io con lo Xerion qui. Guardalo, guardalo. Ah, lo sente? Questo è un clacson Xerion. Senti, è rimasto senza parole. Ah! Oppure è diventato sordo. Secondo me è la seconda. Adesso vado a trovare Luca, gli salto in trebbia intanto che va. Così mi faccio raccontare come è andata l'ultima sessione di abbronzatura. Ciao Ste! Ciao Luca! Mi dai il passaggino? Sì, dai, vieni su. Allora, va che abbronzato. Madonna. Hai visto? Sempre di più. Sempre di più. Sì, un giorno o l'altro troveremo un mucchietto di cenere per terra. Ti sei abbronzato definitivamente. Esatto. Ma e come va con la rossa su del centro estetico? Tutto bene? Eh? Bene, sì, dai, bene. Ce la stiamo cavando, dai. Stai concludendo? Sei in conclusione? Sì, ci siamo quasi, dai. Ci siamo quasi, meno male. Sì, dai. Allora, rende sta colza? Sì, sì, ostia quanto rende. Sì? Rende, sì, sì. No, meno male. Ah, guarda, dietro il serbatoio si sta riempendo. Allora, adesso quando arrivi in fondo scendo, prendo il mio Xerion e vado a vedere se posso cominciare a lavorare anch'io, perché... Devo aspettare che lavori mezza azienda agricola agricolarum qua prima di poter piantare brevigliere per terra io. Sì. Devo aspettare che direi Christian passa con l'aratro e Herman con la calceviva, poi c'è il signor Matteo che passa col fertilizzante e allora aspetti io sono l'ultimo, esatto, della fila. E allora aspetta, allora... Devi prendere la giornata libera oggi, vero? Oh, quasi. Ti ho detto, potevo andare al bar a bere qualcosa. Ah, vai tranquillo. Buon, dai. Aspetta un secondo che scendo, là, Luca. Sì, sì. Grazie del passaggio. Niente. Guardalo, fiero sul suo same. È il signor Fox. Oh... Allora, posso cominciare a venire a fare qualche lavoretto anch'io o devo aspettare ancora? Se vuoi puoi iniziare. Posso iniziare? Se la parte arrivo, verso... Arrivo. La parte verso... Da che parte si entra? Sì, dovrebbero essere tre ingressi. Dove c'è la dalla casa? Parte dove... Anche lì dopo la cassa a destra. Dopo la casa. Tu a destra. Oh, qui c'è la casa del pensionato. No, lì. Ecco qua. Perfetto. Sì, ma devo aspettare che passa ancora il fertilizzante io. L'est. Ah, sta già passando di là. Ottimo. Benone. Piro. Sì. Ma l'hai chiamato te quell'uomo qua con il trattore verde e quei dischi gialli che è venuto a darmi una mano a coltivare? Ma quello col berretto ambiguo? Sì, l'uomo ambiguo, quello col il narcolettico. Ah, il narcolettico, no, si è offerto lui. Ah, si è offerto, meno male. Sì. Ah no, sta anche lavorando benino, dai. Sì. Vabbè, finché riesco a rimanere sveglio. Sì, guardo sempre di girarli al largo, che almeno se si addormenta non mi viene addosso. Sì. Soprattutto se lo trovi dietro, che è pericoloso, secondo me. Già. Tampona. Sì,
signor Agri? Sì, sì. Ah, ma le va il baracchino su quel baraccone lì, sì? Certo che un fa. No, meno male. Allora, vabbè, facciamo l'ultima passatina qua e dopo ci spostiamo nel campo qua a fianco che Matteo ha... dovrebbe aver fertilizzato. Signor Matteo, ha quasi finito? Sì, un pezzettino è rimasto. Ma Herman, tu hai finito con la calceviva? Io sono sul 50, sono sul 73. Sui campi che hanno appena trebbiato gli altri ragazzi. Ho capito, ho capito. Visto che siamo di calceviva. Oia! Cosa ho visto? Il signor Agri è andato addosso a una siepe e io non sono riuscito. Si è addormentato di nuovo. Non sono riuscito a frenare in tempo e l'ho tamponato. Sì, sì, si è addormentato e è andato dritto sotto... contro. Tocca sotto rotante, tocca qua, Le serve una mano? No, no. Guarda, dai, che ce l'ha fatta. Sì, sì, si è addormentato. Ah, che tocca sotto, stia attento che tocca sotto lì, l'ertice. Ah, nei rami. Viene a abbassarlo. Sì. Ah, infatti, mi ha dato un colpetto. Spiro, c'è un altro da davanti... battere. Sì, c'è da passare sì. Con la motosega? Questo l'abbiamo già fatto. Allora prendiamo questo. Ok. Riapriamo il bestia qui, il breviglieri. Lavora bene sto breviglieri. Vero? Sì. Ma invece Spiro, abbiamo notizie di Christian, è ancora vivo? Sì, sì. Dobbiamo andare, dobbiamo andare a chi l'ha visto stasera. tra poco sì. Dobbiamo chiamare chi l'ha visto. Hai quasi finito di arare, sì? Sì, il 55 sì, quasi. Mi manca un pezzettino. Dai che dopo il signor Agri ha portato un paio di casse di birre. Ah, no. Dani? Sì? Vieni. Arrivo! Ma... Spiro, ma... Sì? Ti fai pagare per dargli da lavorare a Fox, vero? No, è lui che mi paga. Sì, infatti, ti fai pagare. Sì, sì, sì. Vedete che fattura che gli schianto ora a Spiro a fine giornata. Ora lasciamo usare il trattore. Vabbè, che tanto lo userebbe solo, nessun altro lo userebbe qualcosa. Per trattori seri, solo veri trattoristi. No, c'è anche il signor Matteo che ha il same, ma è un same un po' più. È un trattorista serio anche lui. Sì. Grazie. Prego. C'è non anch'io same su in farm da me. Ma se tu prendi quel troiaio invece di prendere il same, scusami. Calcola che il breviglieri da 8 metri col same, il same si spegne appena attacchi la PTO, ma senza accenderla dal trattore, proprio come l'attacchi fisicamente, il trattore si spegne. È allergico. Sì, quello è probabile, sì. No, no, ma solo che lo provi ad alzare si spegne. Sì. Okay. È arrivato l'americano, capito? No, quando Spiro mi ha chiesto di aiutarlo a fare qualche lavoretto da terzista, ho dovuto attrezzarmi con un trattorone. Dopo lo uso solo per sti lavori, perché su Inferno a me non vado da nessuna parte con un trattore così grande. Non passo neanche nelle stalle né da nessuna parte, quindi. Ma la pena nelle strade. Sì, da quando ero venuto su io col T7 a falzare, mi ricordo le strade. Sì, sono un po' strettine. Su in valle da noi sono strettine, sì. Ma adesso dovremmo aver di allargare le strade. Ma dovremmo aver raggiunto un mezzo accordo col sindaco che praticamente in inverno togliamo
praticamente ha fatto una specie di ordinanza che i paletti devono essere allargati, dei confini con i terreni devono essere spostati, allontanati dalla strada per allargare il passaggio dei mezzi, insomma, per agevolare il passaggio. Quindi dovremmo sì, migliorare. Facciamo avanti e indietro adesso, Santalino, o andiamo sempre in fondo? No, come vuole, non ci sono problemi. Io qua tiro dritto, così addrizzo la curva. Esatto. Agri, signor Agri, le casse della birra! Sì! Ma non sta facendo finta! Sta facendo finta? Guarda quello col cappellino della Kuhn che era interessato al trattore verde con i dischi gialli. Stavo guardando lo sponsor sotto John Deere, ma io voglio sapere chi è che rifornisce questi trattori nella zona. Officine Leopold. Guarda, chi sarebbe questo? Officine sarebbe un amico di... Ah, è un tipo forte. Ha una catena di negozi, ha varie... Beh, la sede non so di preciso dov'è, però so che ha varie filiali in giro, ha una filiale qua, una filiale su... In franchising. Sì, ha una filiale su in valle da noi, poi so che ha una filiale anche in una vallata che si chiama Pagaruscia. Dopo ne ha una filiale anche in un'altra vallata che si chiama Ebsdorfer. Si tratta bene. Sì. Dopo anche giù nell'altra valle, com'è che si chiama? Spiro. Quel nome strano. Una in De Zica, in una terra, in una landa desolata che si chiama De Zica. E dopo l'altra. L'altra si chiama Zielona Kraina. Zielona Kraina, nota prostituta dell'est. Sì, Spazi nell'est Europa. Dal nome sembra una grossa suina. Negozi spazi bene. In da varie parti, insomma. Ma chi è quello? Ho capito. Sono io. Che prende il gasolio gratis. Christian. Tanto paga Spiro. Tanto paga Spiro. Capo Spiro. Esatto. Tanto paga Spiro. Spiro. Sei andato anche a voltare e te Spiro. Ho iniziato, poi ho saputo che qua offrivano da bere, allora sono venuto ritorno. Ha insistito Agri che ci trovassimo insieme perché doveva offrire a tutti i costi le birre a tutti oggi, ha detto. Bene, molto bene. Complimenti Agri, grazie. Prego. Però a dire quindi... sono il negozio ancora, devo andare a prendere. Come sono il negozio? Che adesso Leopold vende anche le birre adesso. Certo. Ah però, a caspiterina. Non lo sapevi Spiro? No, mi mancava che bevesse, che vendesse anche il bere. Ma signor Fox, allora ce l'ha fatta sto Same a tirare il Bossini, sì? Ma direi di sì, direi di sì. Questo ce l'ho anch'io uguale, il Fortis 210. Questo è un bel trattore. Purtroppo è un po' di cotto, Centaline, questo qua è un po' di cotto. Fa un odorino un po'... Cotto, io di cotto conosco altro che prosciutto, sinceramente. Odorino di prosciutto. Soprattutto alle 6:40 di sera. Ecco. Dopo tutto il giorno che lavoriamo, un po' di languorino, cioè col... Infatti si guardava di beccare una birra come aperitivo e dopo si andava a cena, ma qui chi promette... Ma se venite tutti là da me c'è anche l'aperitivo, se volete. Come tutti lì da lei? Ha detto che ci trovavamo qua, che portava le casse delle birre. Adesso ci dobbiamo spostare. Ma se venite là da me c'è anche un bel banchetto col pane, salame... C'è la porchetta. Sai cosa si potrebbe fare? Io su dal signor Agri ho visto che in un angolino ha lì il barbecue. Allora, andiamo su.
Intanto che lui va a prendere la casse, intanto che lui va a prendere le casse della birra, andiamo nel recinto, gli prendiamo un maiale e lo mettiamo sul barbecue. Sì. Ma hanno detto c'ho anche tante suine lui. Sì, è pieno. Suini e suine. Benissimo. Quello, si può andare per la riproduzione. Ci sono già le braccia pronte se vuole, Santalin. Oh, andiamo. Cosa stiamo aspettando? Già che offre. Bom. Allora tutti andiamo, a casa del signor Agri, dai. Andiamo tutti a casa del signor Agri. Lei, signor Agri, vada a prendere le birre, mi raccomando. Sì, sì. Fari accesi anche di giorno, mi raccomando, prudenza sempre. Perfetto. Questo mi sembra molto quei film in cui dicono sincronizziamo gli orologi. Che ore fai? 1:15, 2:10, 7:30. Uno va da una parte, uno va dall'altra. Faccio strada io, seguitemi. Chi mi ama mi segua. E fu così che rimasi solo.